In 22.000 hanno partecipato alle notti del Bulgari Melody, che alla quarta edizione si conferma tra le principali attrazioni della costa degli Etruschi. Sabato scorso 24 agosto è la giornata di chiusura della manifestazione, che si è attestata tra i principali festival della Toscana, capace di attrarre spettatori e turisti attraverso l'eccellenza degli interpreti e la qualità delle produzioni. Nel pomeriggio di sabato sono arrivati all'antica porta di Bulgari i cavalleggeri, che hanno trovato ad accoglierli tamburini, sbandieratori, nobili e falconieri insieme alla zecca, che per l'occasione ha battuto moneta secondo le antiche tecniche di conio. Presenti Poste Italiane per l'annullo filatelico. Dopo aver attraversato il borgo, i cavalleggeri hanno sostato in piazzetta Ugo per i brindisi della staffa, a cui hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio di Livorno, Roberto Nardi, e l'assessore provinciale al turismo, Paolo Pacini. Questo è il primo evento, il nord e il sud della Toscana che si sono uniti. Non è il primo, ma vorremmo che su questa strada corresse anche un'ippovia che potesse creare le condizioni di una mobilità a cavallo ancora più forte. La sera del 24, serata di beneficenza di Bulgari Melody, voci per l'arpa, presentata dalla nota conduttrice Lorena Bianchetti. Sul palco si sono alternati a sfidare la pioggia imminente artisti come Noemi, la cantante jazz Nicky Nicolai, accompagnata dal marito, il sassofonista Stefano Di Battista, Paolo Ruffini, che ha coinvolto il pubblico con le sue battute ironiche, Enrico Ruggeri, che ha presentato il brano portato alla fama da Loredana Bertè, Il mare d'inverno. Sono un film in bianco e nero visto alla TV. Verso l'interno, qualche nuvola dal cielo. Karima, Le Divas, un quartetto di talentuose soprano, e Andrea Bocelli, che insieme a Mosca, in qualità di presidenti della Fondazione ARPA, hanno ricevuto la medaglia del Quirinale disposta dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Medaglia d'oro all'ARPA, Andrea Bocelli e il professor Mosca. E quando tutti erano pronti ad ascoltare la voce di Bocelli, che stava intonando la lirica italiana per eccellenza, O Sole Mio, lo spettacolo è stato interrotto a causa della pioggia. L'incasso della serata è stato devoluto a sostegno del progetto Dolore, intitolato Adamos Martellacci. Contribuisco personalmente, ma dedico a tutti quegli uomini di buona volontà che, senza uno stipendio fisso, senza una garanzia nel futuro, senza neanche quei riconoscimenti formali che ogni tanto fanno anche piacere e gratificano l'essere umano, ma per pura passione, per amore del prossimo, fanno tutto quello che fanno in seno a ARPA e non soltanto ad ARPA, perché poi non c'è soltanto, grazie a Dio, questa associazione, ce ne sono altre nel mondo. Io dedico a loro con grande stima e affetto questo premio. Beati gli uomini di buona volontà.